ormai da parecchi anni realizziamo qua a Trieste, io, Mario Fumulari, Alessandro Canzian e Federico Rossignoli, con il supporto fondamentale di Samuele Editore. E siamo qui oggi a presentare, presenterà appunto Mario Fumularo e Maurizio Fantoni, il nuovo libro di Luigia Sorrentino, uscito per la prestigiosa collana Gialla Oro di Pordenone Legge, Piazzale Senza Nome. E spero insomma potrà essere un buon incontro. Ovviamente se verranno dubbi e domande di interesse potrete farle alla fine dell'incontro, che arriveranno anche con l'autrice e i presentatori. E colgo anche l'occasione per ricordare fra due sabati il successivo incontro di Una scontrosa grazia, che sarà con il poeta Claudio Damiani, e fra quattro sabati l'ultimo incontro di questa rassegna di quest'anno, che sarà con Giuseppe Nava, con il poeta Giuseppe Nava. E lascerei la parola a Mario Fumularo. Va bene. Buonasera a tutti. Io ringrazio intanto Fabrizio Fantoni e Luigia Sorrentino in nome di Una scontrosa grazia per essere qui con noi, tutto il pubblico che è qui presente. Allora, Piazzale Senza Nome. Luigia Sorrentino, giornalista, professionista, lavora per la RAI, ha fondato e ha diretto sin dal 2007 il blog di poesia ospitato su Rai News 24, che chiunque si occupa di poesia conosce benissimo ed è stato sempre un punto di riferimento. Ha pubblicato molte altre raccolte, tra cui le ultime, Olimpia e Inizio e Fine, anche tradotte. Questa qui, Piazzale Senza Nome, pubblicata per la Gialla Oro, inizia con una citazione in esergo di Plutarco, che secondo me è fondamentale anche per dare una chiave interpretativa al libro. Io però prima di tutto vorrei chiedere appunto all'autrice il perché di questa citazione iniziale, qualcosa di più sul titolo, sul titolo della raccolta e un po' il percorso che ha portato alla realizzazione di questa opera. Grazie Mario Fumularo. Devo dire che proprio prima di venire qui, ma in generale ho riflettuto su questo tema, no, del tempo che avevo impiegato nello scrivere questo libro, e solamente ho constatato di averlo scritto in maniera molto rapida, molto veloce. È strano perché questo libro seguiva al libro precedente, che era una plaquette di 19 poesie del 2016, Inizio e Fine. Questo libro è nato praticamente con un'urgenza estrema, e però devo anche dire che forse è il libro che ha accompagnato tutta la mia vita fino ad oggi. Quindi le poesie sono nate con rapidità immediata, perché mi trovavo in una condizione diciamo di espropriazione, no? Quasi, cioè avevo totalmente cambiato vita, ero ritornata nella mia città d'origine, che è un paesino in provincia di Napoli, nel quale ho trascorso anche la mia adolescenza, e un'adolescenza che aveva coinciso con un momento, non sento più, vabbè, con un momento che noi definiamo la morte dell'adolescenza. Sappiamo che cosa vuol dire questa cosa, chi l'ha vissuta. Io l'ho vissuta così perché erano anni in cui questa città, piccola città di provincia, era addirittura chiamata la piccola Amsterdam, perché era la città nella quale c'era la massima distribuzione in Italia di sostanze, diciamo così, che provocano dipendenza, quindi droghe e altre cose. Si beveva molto, i ragazzi erano molto soli, cominciavano le prime trasmissioni radiofoniche e televisive sul tema della droga e delle dipendenze, nascevano i primi set, eccetera. Ma questa morte in realtà era qualcosa che universalmente colpiva l'Italia in quegli anni, in provincia, in questo sud dimenticato. Era qualcosa di sconvolgente, era sotto gli occhi di tutti. Molti miei amici hanno perso la vita in quel periodo, e naturalmente io con questo libro li ho voluti ricordare, ricordando me in quella fase della mia vita.
questa morte dell'adolescenza è ritornata nel momento in cui una persona a me cara era in punto di morte. E quindi c'è stato come un sovrapporsi, no? Come un morire nel morire, come un essere con l'altro nel momento della morte. E ricordare in realtà che la morte coincide sempre con un'altra morte che c'è già stata, magari non è una morte fisica, mentre accadeva realmente qualcosa di fisico, quindi qualcuno moriva davvero ed era una persona che aveva svolto tutta la sua vita e quindi era approdata alla riva, all'ultima riva della vita. Mentre questi ragazzi che entrano nel libro come delle schegge impazzite, in realtà sono anzi morti in un'età giovane e sono ritornati come un boomerang, no? E sono state anche la ragione della mia morte, tra virgolette, dovuta a un evento personale che mi ha coinvolto quando avevo 20 anni. Che è stata una violenza di genere dalla quale io sono sopravvissuta. Quindi questa morte nella morte si è ripetuta con questi eventi che hanno accompagnato tutta la mia adolescenza. Io vorrei farti leggere l'esergo di Plutarco, che secondo me è ecco, importante. Tu dicevi l'esergo di Plutarco. Plutarco è stata una necessità, diciamo così. Perché dovevo mettere in relazione, no? Cioè è nato spontaneamente, ed è la famosa frase che ti insegnano a scuola che dice la morte dei vecchi è come un approdare al porto, ma la morte dei giovani è una perdita, un naufragio. Ecco, io volevo che fosse evidente questa diversa modalità del morire. Una accidentale, l'altra invece è una vita che si compie, una vita che non ha avuto intoppi, che non ha avuto ostacoli, una vita che si è svolta, e l'altra invece che ha avuto diversi ostacoli, diversi intoppi, quindi si è perduta. Ovviamente, che cosa hanno in comune queste due morti? La violenza. La violenza della morte è un'esperienza drammatica, è qualcosa che corrisponde con quella che Simone Weil chiama la verità della violenza, no? C'è un morire che ti dice che quella è la tua sorte e che quella sorte ti porterà a un'esperienza estrema. Paradossalmente questo libro ha coinciso poi, anche avendolo scritto prima, con due eventi che si sono succeduti dopo averlo scritto, cioè con la pandemia da Covid-19 nel 2019 appunto, fino al 2022, cioè fino ad oggi, e poi con questo morire dell'Occidente, con questa morte che ha invaso la nostra cultura, che la sta spossando, che ci sta intimorendo, che ce la sentiamo con un fiato sul collo. Mi ha fatto molta impressione vedere oggi nel porto di Trieste una nave antiaereo sulla difesa, quindi ci incominciamo anche noi a difendere da questa guerra, no? Ecco, qui noi vediamo il morire, che non è solo un morire individuale, ma un morire collettivo. E adesso coinvolge veramente tutti. Come dire, c'è sempre qualcosa che la scrittura, il sentimento della poesia anticipa. Questo mi è accaduto molte volte. E non è una stregoneria, non è un atto di stregoneria, è proprio un sentire. Anche Olimpia, in fondo, anche se ce lo dice in una maniera apollinea, ci parla di un morire, di un confine che viene continuamente spostato, no? Però mentre qui c'è una dimensione più dionisiaca, dove addirittura questi ragazzi hanno l'aspetto della capra, non per volerli offendere, ma per
metterli all'interno di una divinità, loro si sentivano veramente divini e immortali. E quindi poi sappiamo, no? Le Baccanti sono finiti sbranati appunto dalle Baccanti. Ecco, io su questo farei un'ultima domanda, poi senza. Faccio l'ultima domanda, poi non voglio. Hai citato l'Apollinio e il Dionisiaco, ma io ci sono molti testi appunto che si riferiscono a questo aspetto. E viene citato il capro, la pelle del capro, in relazione ai giovani a questa loro ebbrezza senza timore della morte. E quindi volevo soltanto chiedere in relazione a questo, qual è il rapporto di questi testi, di questo libro con il divino e con il sacro? Perché secondo me, senza ampliare troppo il discorso, però c'è questa attenzione attenzione alla vita e alla morte che entra in relazione anche con questo aspetto. E poi lascerò la parola a Fabrizio Fantoni. Il rapporto tra il divino e il sacro penso che sia qualcosa che ha a che vedere con la poesia in sé. Qualsiasi poeta io abbia intervistato mi ha parlato di questo rapporto, anche non italiano. Penso per esempio a Richard Kniki, ebreo, ma non solo, penso a Franco Loi, italiano, penso a Milo De Angelis, penso anche a Mario Benedetti, penso a tantissimi poeti che hanno rilevato questa dimensione, no? Della parola stessa, della poesia. Addirittura alcuni tempi passati avevano temuto che la poesia potesse diventare una sacra scrittura, ma è come una sacra scrittura, quindi la relazione con il sacro sta nella forma del linguaggio, cioè è un linguaggio che si parla direttamente, no? Senza mezzi termini, in modo metaforico a volte, in modo allegorico. E questo è il rapporto col sacro. Poi per quanto riguarda il divino, credo che di poter dire che il valore della vita ha di per sé un aspetto divino. Ma con questo non voglio essere banale, perché non lo so. Io credo che la vita di ogni individuo, di ogni uomo, abbia in sé un valore. Ha valore la vita dei bambini che muoiono in Siria. Ha valore la vita dei bambini o delle donne, dei bambini che muoiono in Ucraina. Per me il valore della vita, e in Italia, ovunque il valore della vita è sacro. E la poesia non fa altro che metterlo in risalto attraverso una parola che a volte è dura, illeggibile, come nel caso in alcuni casi di Piazzale Senza Nome, in altri ti accompagna, ti fa da sfondo a una dimensione tragica dell'esistere. Fabrizio Fantoni. Buonasera a tutti, ringrazio Luigi Sorrentino e Mario Famularo per questa straordinaria perorazio. Io mi inoltrerò in una lettura del libro, passo passo, accompagnata dalle letture di Luigi Sorrentino. Di questo libro straordinario, che è Piazzale Senza Nome, edito dalla collana Gialla Oro di Pordenone Samuele Editore, con il quale Luigi Sorrentino ci consegna una potente ricognizione dell'esperienza del dolore. Questa è la tematica del libro, l'esperienza del dolore, che viene incarnato sin dalle prime pagine, sin dalle primissime pagine, in questo straordinario esergo che Luigi ha già letto, tratto dai frammenti di Plutarco: la morte dei vecchi è come un approdare al porto, ma la morte dei giovani è una perdita, un naufragio. Qui, in questo esergo, ritroviamo il nucleo tematico dell'intero libro di Luigi Sorrentino, che si articola continuamente in questa correlazione fra due antitesi: approdo da un lato, i giovani, i vecchi, quindi approdo, i vecchi, e naufragio dei giovani,
e una continua alternanza di avvicinamenti e allontanamenti sotto la spinta di una lingua che non lascia, lo diciamo subito, che non lascia alcuna tregua al lettore, perché come vedrete è una lingua che si colora di scarti improvvisi, di repentine accelerazioni per poi attenuarsi in un andamento ampio, orizzontale, soprattutto nelle prose che accompagnano il libro. Il morire della persona amata impone di voltarsi indietro, tornare alla terra del padre per evocare la vita segnata dalla sofferenza dei giovani conosciuti nell'adolescenza. La morte del vecchio decreta la fine di un tempo, la giovinezza, la beata, sfiorata giovinezza, e comanda di dare voce al sangue versato, comprenderne le ragioni, dare un nome al dolore. Quindi vedete come l'autrice in questo libro compie un viaggio di ritorno, un voltarsi indietro, questo viaggio di ritorno all'origine, che si concretizza attraverso il ricordo di una generazione ferita dalla dipendenza, dal convincimento ancor di più di avere la forza di liberarsi di questa dipendenza. Posso smettere quando voglio. E questa è la frase citata da Luigi che più spesso ripetono i ragazzi, preda della dipendenza. Posso smettere quando voglio. Ed è in questa convinzione che risiede l'inganno della giovinezza che porta al naufragio. Il mezzo attraverso il quale si compie questo viaggio di ritorno all'origine è il ricordo. Non potrebbe essere altrimenti. Cesare Pavese scrive: ricordare una cosa significa vederla ora soltanto per la prima volta. Ed è quello che fa l'autrice in questo libro. L'autrice ricorda per la prima volta i luoghi, le persone, le voci, queste schegge accumulate di storia che sono per la prima volta sottratte al buio che le imprigionavano, rischiarate dalla parola della poesia, e vengono ora deposte come un ex voto ai piedi dell'uomo morente sul confine estremo tra l'essere e il non essere più. Questo è la condizione, questo è il tributo che la vita al cospetto della morte esige per poter continuare. Per comprendere quello che ho detto, vorrei che Luigi leggesse il primo testo dei ragazzi dell'Arco. Scusatemi. Avevano negli occhi una perla, la lentezza dei gesti, l'attimo innaturale della bocca in villa comunale, tre fiale al giorno di morfina, il sonno dai lunghi capelli tagliava i loro volti, indossavano la pelle di capra, nelle narici oltraggiate spighe di grano. Solo la musica, l'altezza di una nota, penetrò il loro volto scarno, la burrasca verticale di ogni creazione. All'angolo della strada, attaccata alle narici, era con voi, nell'azione lenta della persecuzione. Vi promettete pupille, sbarrata la strada indifferente, vita che non sei più vita. La scimmia schiuma alla bocca, a lei hai venduto il tuo nome. Lente le mani raccoglievano i capelli sulla nuca, mentre la pioggia ricadeva sui loro volti. Uno alla bocca dell'altro beveva la lentezza. Sollevati nelle braccia, la sostanza liquida caduta dalla bocca sul marciapiede, accasciata sulle spalle, la processione disumana, la beata, sfiorata la giovinezza. La forza che uccide in un colpo solo è sommaria,
rapidissima. Occhi azzurri strappati dalle orbite vi divoreranno. Il coltello posato a 2 centimetri dal lago, dal sangue, dalla carne strappata, vi insultano. La capra geme sul tavolo. La gravità, oscura forma, la preda. Tutti mangiarono la capra sgozzata, anche il più giovane. Estenuante saliva una musica percussoria, una musica che solo l'universo sopporta. Sangue eccitato dalla persecuzione, sangue scaricato nella malattia, dai morsi inferti nella carne, oltre o sopra la morte, di grignare di denti, febbre precipitata all'orecchio della capra, alla sua testa, nel lago della sera. Avevano negli occhi una perla, la lentezza dei gesti, l'attimo innaturale della bocca, villa comunale, tre fiale al giorno di morfina. La morte dei giovani prorompe sulla pagina con la cadenza rituale di un'antica liturgia. Nello spazio della villa comunale avviene il sacrificio e l'offerta è il corpo, il proprio corpo. La profanazione dell'essere umano è lenta, si propaga come gelo che dalle membra sale fino al cuore, gelo che ottunde, gelo che isola, gelo che cala in una ibris dionisiaca che ha il volto della capra, il battito cardiaco accelerato, la contrazione del corpo nell'estasi momentanea, sono resi da una lingua martellante che scandisce il rito di iniziazione fino al punto di non ritorno, dove non vi è più dominio e la vita non ha più eredi. La grande opera è sola. Ma come macchia che reclama altra macchia, la dipendenza, quella della droga, si propaga tra i giovani come un'epidemia, come ha detto bene prima l'autrice, assumendo forme inaspettate, come l'obbedienza ad un amore sterile e violento. La tematica della violenza sulle donne trova forma nei versi di rara bellezza di due poemetti centrali del libro, Piazzale senza nome, un poemetto eponimo, e soprattutto in Nunzia, che sono senza dubbio, a mio avviso, fra i più importanti conseguimenti poetici dell'autrice. Ci vuoi leggere Nunzia? O Piazzale senza nome? Quello che si dice. Non so. Nunzia. Essere portata in un'urna, diranno, reca le ceneri. Con il corpo privo di resistenza, la ragazza dal volto antico si sottomette, rende cadavere la cosa. Una forza la prega, non uccide ancora, è sospesa su di lei. L'imperativo potente l'ha resa schiava. Di notte, quando è sola, lava via dal corpo segni vaghi e confusi. Qualcosa incrina la sua forza, il posto si svuota. Tu sei inutile, non vali niente. La violenza ha la lingua del fuoco, lo scudo sul quale rimbalza e protegge il volto chiaro, la testa fra l'incudine e il martello. Montava rabbia incandescente, poi scendeva la tenebra, il silenzio di tutte le parole. Si rivestiva in un angolo, senza più dire niente. Restava lì, nella penombra, separata da sé. Era accaduto di nuovo, era già accaduto prima. Sulla strada la testa ciondolava nel niente. Precipitata l'innocenza della rosa, coagulato l'umido degli occhi, dal profondo l'assicuravi del nulla, del tuo trionfo. Nessuno ti vorrà più. L'arteria della gola tesa,
porgeva il collo alla lama, il promontorio dagli occhi languidi. Tornava a deporla sulla città distesa davanti ai loro occhi. Quell'odore di labbra poteva già essere, c'era sempre stato. Non sopportava di essere coraggiosa e giovane. Dali imbeccata al falco, l'isola ferita, il palmo della mano avvicina, il basso graticcio delle rose. La nuvola sembrava una montagna, non era niente. La carnagione bianchissima aveva il carattere provvisorio dei morti. La tenebra le parlava ossessivamente, occupando il suo destino. Il canto degli uccelli notturni annunciava in un grido la fine di ogni cosa. Il Dio dei morti autorizza l'amore soltanto presso i morti. Lo dissotterra, amore disperato e sterile, dal naufragio lo difende in seno, cara luce, tiene il lembo, lascia cadere una speranza debolissima, si propaga all'umanità intera, deperita vittima espiatoria, adorazione terrorizzata, verità della violenza. C'era una voce di stelle che chiamava, una serenità commossa nei cadaveri. Implacabile, rosa era qui, nel piazzale. Qualcosa di terribile era sorto, sottraendo la sua potenza. Si è sottomessa a una forza sommaria. L'imperio potente terrorizza la madre. La sua vita interiore era totalmente intrappolata. Morivano gli occhi nel soffio della vita. La vide per l'ultima volta Arione Acquaviva, annunciata da un lampo. Luce sfuggita in un mattino, sorriso leggero, dura fermezza d'azzurro iride, la faccia dentro la parrucca bionda, nascondeva la testa rasata sulla via del mare, nell'inganno supremo dell'adolescenza. Lucida, era svanita dagli occhi prima di entrare nel cuore. Dopo il linciaggio, il suo corpo di viola era un'essenza tragica, un'alba bruciata per terra. Non aveva più alcuna reazione vitale, l'indifferenza calata sugli occhi senza meta. In quel luogo affranto avevamo assistito alla morte, massima violenza per il corpo, rapida germinazione nefasta. Già nella prima luce le labbra dischiuse scoprirono i denti. Nella decomposizione tutto il nostro destino. Il valore di questa poesia deve essere colto nello sguardo straordinario dell'autrice, la quale non si sofferma sulla perpetrazione dell'abuso, ma sui segni che la violenza lascia sul corpo e nella memoria dei sopravvissuti, di questi ragazzi che hanno conosciuto e sofferto la condizione dell'emarginazione e dell'abbandono, nei confronti dei quali l'autrice non si abbandona mai ad alcun pietismo né ad alcuna indulgenza. Ad emergere è soltanto il male nella sua più cruda oggettività. E poi l'indifferenza, la superficialità della gente intorno alla vittima, sempre pronta a minimizzare o a dimenticare le responsabilità per il tanto sangue sparso. In un esergo particolarmente toccante si legge: amore mio, perché vuoi toccare il fondo? Questa frase è tutta l'indifferenza della gente intorno. Ecco la sentenza, ecco la condanna di
di chi non ti crede, di chi non vuole o non può comprendere il tuo dolore. Ma la sofferenza di questi giovani in preda alla dipendenza o di questi giovani vittime della violenza, non è differente dal dolore dell'uomo adulto nei suoi ultimi momenti di vita. Nella prima prosa vi è una figura straordinaria, archetipica, dell'uomo disteso nudo sul tavolo. Ci vuoi leggere la prima prosa? È nel dolore totale. È nel dolore totale. Non oppone resistenza alle braccia che lo sollevano per distenderlo nudo sul tavolo. L'urlo irrompe nella stanza come quello di una capra sbozzata. Porta automaticamente le mani sui genitali per difendersi da gesti che offendono. Nelle sorsate d'alba il midazolam somministrato con l'ago esala nella vena. Poi il respiro sprofonda nella gola carsica, risucchiando via a uno i nostri volti, prima di approdare alla riva, ai cupi occhi della grande notte. L'uomo disteso nudo sul tavolo è l'allegoria della condizione esistenziale dell'essere umano assoggettato alle molteplici forme del dolore che si annidano nella nostra esperienza di essere umano. È un'immagine archetipica che ricorda il Cristo disteso del Mantegna e la rappresentazione del nostro sgomento di fronte all'ineluttabile. Ecco, Piazzale senza nome ci obbliga a rivolgere lo sguardo a noi stessi, alla nostra quotidianità. E in questo è un libro attualissimo, un libro che parla dei giorni nostri, perché ci fa prendere coscienza che l'epidemia che negli anni addietro infestava la piccola Amsterdam, come veniva chiamata la città di origine di Luigi, in realtà questa epidemia non si è mai debellata, ma continua ancora oggi a infierire su molte giovani vite. La dipendenza c'è ancora, infesta ancora le giovani generazioni, in forme diverse. Ad esempio la dipendenza dai social, la dipendenza dai telefonini, questa incapacità di comunicare, cioè tra i giovani, ma anche fra gli adulti, e che seguita a privare i giovani, ma noi stessi, della propria identità, trasportandoli in un altrove illusorio e autistico. L'esperienza del dolore, quindi evocata dall'autrice, si fa universale, totalizzante, attuale. Addirittura nella poesia arriva a coinvolgere gli elementi della natura. E allora, che cosa rimane di questi ragazzi degli anni 70 che hanno conosciuto l'80, che hanno amato il gelo della fine, che sono stati preda della violenza? Che cosa rimane di quei giovani che sono spariti troppo presto, prima di lasciare una traccia? Questa è la domanda che l'autrice pone alla poesia. Che cosa rimane di quella generazione? E la poesia risponde. Risponde con un dettato piano che scava nel profondo della nostra interiorità. Mi riferisco all'ultima prosa, il giardiniere, che chiude il libro, meravigliosa, un vero capolavoro, dove lei, rivolgendomi all'autrice, rivolgendosi all'uomo morto, all'essere umano morto, non più il vecchio, il giovane, sono tutti. Non c'è più questa distinzione che vi è all'inizio nell'esergo. Siamo tutti, tutte le persone che si sono perse. Chiara dice. Il giardiniere, il tuo letto non è al cimitero, nella nicchia con la parete di marmo. Il cancello chiuso del camposanto non divide i consanguinei. Il recinto sacro ricoperto d'erba non è
la tua seconda casa. Tu sei negli utensili che usavi per diserbare il giardino, vanga, zappa, forbici, rastrello, cesoie. Il tuo antico cuore riposa a una distanza breve, perpetua, imponente, come la musica, una pala che scava il sole. Noi, tutti, non lasciamo nulla, perché non possediamo veramente niente. Il nostro unico lascito è un'eredità di affetti che si concretizza nel ricordo dei pochi gesti nascosti che appartengono ad una realtà feriale, povera, come il giardiniere che, piegato sulla terra, ara, diserba, semina, innaffia, nella speranza di una fioritura futura. Niente più di questo, niente più di questo. In questa immagine del giardiniere che chiude il libro troviamo una riunificazione con se stessi, il desiderio di perdonare e di perdonarsi, ed insieme a questo una pagante pacificazione, ancora una volta come in Olimpia, una gratitudine. Voglio lasciare questa piccola lettura, questa piccola navigazione nel testo della Sorrentino con una poesia tratta dal libro che voglio leggere io, che esprime appieno questa gratitudine anche nei confronti di questi ragazzi persi, di queste ragazze vittime della violenza. E voi siete ancora santuario, oscura innocenza, infestati dal morso della capra, sacre gemme, reliquie di sonno, cadute nei dirupi. Grazie. Grazie per questo bellissimo viaggio nel libro, nella raccolta di Luigi Sorrentino. Io proseguirei intanto, se qualcuno ha nel pubblico osservazioni o domande, io vi invito a partecipare, a chiedere pure tranquillamente, se no io continuerei con ulteriori spunti di riflessione. Leggendo questa raccolta io ho notato una contrapposizione, come è stata anche prima evidenziata, tra questo coinvolgimento dei giovani, ma anche il coinvolgimento, l'attenzione alla vita, queste vite minime nascoste, e dall'altra parte c'è questa grande indifferenza, questo grande allontanamento, distacco. Prima all'inizio hai citato la morte dell'Occidente, la morte della nostra coscienza. Io paradossalmente ho visto più vitalità in queste storie di giovani così precipitati verso la fine, e anche nello sguardo che è attento alle loro vicende, e più morte in questa indifferenza, in questa ignorare le persone che avevano bisogno solo di un'attenzione, di una, capire ciò che li travolgeva. Intanto volevo sapere se, immagino di sì, insomma, che tutto questo, questa impressione che emerge dal libro fosse opera di una decisione a priori, oppure se nel corso della scrittura è emersa questa. E poi io c'era sempre un verso che mi è venuto in mente, che è una chiusa dove dice che l'amore, lo voglio leggere per non ricordarlo male, proprio perché, ecco qua, l'amore desidera il perpetuo bene, che è un po' quello che spinge, secondo me, tutte le vicende di questi giovani, che alla fine, nonostante ci sia questa incoscienza, no, verso il pericolo, posso mettere quando voglio, non rendermi conto del fatto di stare andando verso la mia condanna, c'è alla base un desiderio di bene, no? Reciproco, non solo individuale, anche di essere intesi, capiti, sentiti, percepiti. Infatti ci sono quei testi centrali, adesso non ricordo esattamente le pagine, in cui c'è il richiamo, no? a un amore però tra questi giovani un po'... mi ha molto colpito. Quindi volevo un attimino capire il rapporto
tutto questo per dire, il rapporto tra questa vitalità di questi giovani che sono verso la morte e questa indifferenza enorme, che secondo me poi è la vera morte, anche se sono magari dei soggetti che non hanno queste vite così in pericolo, come dicevi all'inizio. Quindi il punto qual era? Cioè, io volevo arrivare a un punto, però non so se mi hai inteso. Il discorso è il rapporto tra questa indifferenza e se anche la poesia, come immagino di sì, voglia essere un invito a non indugiare in questa indifferenza e a combatterla e a allontanarla in qualche modo, perché mi sembra più quello l'aspetto negativo di morte di tutta la raccolta, l'indifferenza collettiva. E quindi se la poesia in qualche modo, la parola poetica, intenda sconfiggere questo tipo di morte piuttosto che quella fisica. Grazie a te per la domanda, le domande. Allora, questa raccolta, come ti avevo preannunciato prima, è nata veramente di getto, quindi non c'è stata da parte mia nessuna intenzione di precostituire i fatti, di narrarli, di raccontarli in un certo modo. Quindi ho lasciato la libertà di questa voce, che ripeto, è una voce che io mi sono sempre portata dentro, fino agli anni, dai 13 anni. Basta dire che a 13 anni ho incontrato per la prima volta un ragazzo che faceva parte di una baby gang, faccio per dire, che anche lui è dentro questa raccolta. Si chiamava Nino, era quindi un personaggio di carne ed ossa, che era più grande di me, che gambizzava la gente. Cioè il suo lavoro era quello di essere un killer. Lui gambizzava le persone, diceva scendi dalla moto, dammi la moto, se no ti sparo. Allora questo ragazzo, che io ho conosciuto e frequentato, le foto, tutto, io ho cercato di fargli capire che quello che faceva era sbagliato. Ora, perché ti dico questo? Perché la poesia la vedi dal nascere della persona. Cioè, se una persona ha dentro di sé la poesia, tu la percepisci quando sei molto giovane. E non è detto che ti metti lì e scrivi la poesiola, ma fai qualcosa per interagire con chi è in una situazione di difficoltà, ma non lo sai esprimere. Faccio un esempio, no? Lui mi rispondeva con parole gravi. Io gli parlavo te, tu che acquista sì e come no, cioè io dovevo entrare in un vocabolario che non era neanche il mio, però per dire che la poesia nasce da questa crudeltà degli eventi che si manifestano, no, tu diventi l'interprete di questi fatti e li traduci in una forma poetica. Questo è difficile perché la lingua che parla la poesia non può essere una lingua morbida, ma non è studiato, è una lingua dura, perché la sorte di questi ragazzi e di questo uomo è dura. Allora la lingua della poesia diventa come un macigno che ti butta un sasso in un occhio, che ti arriva in un occhio. Perché dici l'indifferenza? L'indifferenza è data anche dalla condizione della dipendenza, perché se tu ti soffermi alla stazione centrale di Napoli e vedi un ragazzo che sta giocando a una slot machine e lui è dipendente da quella cosa lì, si venderebbe la madre per giocare, no? Per quella ripetitività del gesto, tu lo vedi che lui ha dei gesti inconsulti, ripetitivi, freddi, dove tu non puoi andare a dirgli niente perché lui non mollerà mai quella presa. Ecco l'impegno civile della poesia, no? Che è sotteso, non è proclamato, però se tu mi chiedi io ti rispondo. L'indifferenza è l'incapacità di vedere quello che sta accadendo sotto i tuoi occhi. Come quei ragazzi, come quell'uomo che sta morendo, c'è sempre qualcosa di gelato che arriva quando la morte si preannuncia. È come se scendesse appunto la neve a coprire tutto, no? E tu mi chiedi, l'amore desidera il perpetuo bene, che significa questa cosa qua? L'amore desidera il perpetuo bene, perché io non mi sarei messa a parlare con Nino dietro al cavaliere della piccola Amsterdam a 13 anni e a fargli consegnare la pistola perché lui doveva partire per Milano. Non me la sarei fatta consegnare la pistola a 13 anni, era illegale,
ma era illegale tutto quello che avveniva, ok? Però io partecipavo, la mia poesia era quella di partecipare, ma dovevo stare attenta a non mischiare le emozioni dentro questo freddo proprio della situazione che stavo vivendo, ok? Fredda era anche la situazione che vivevo io personalmente, inconsciamente, perché prendere un pugno sul naso, schiacciato da un pugno all'ospedale, cose così, o essere aggredita fisicamente, cioè sono cose che ti mettono il freddo, e quindi la lingua mantiene questo freddo della parola. L'indifferenza è il freddo della parola, si trasforma nella freddezza della parola che non accetta alcuna mediazione. E un'ultima cosa voglio dire, che per me è molto importante e credo che ho risposto alla tua domanda: non c'è il giudizio su questa generazione, perché questi ragazzi non sono colpevoli, come non sono colpevoli in modo diverso i ragazzi di oggi, ma non del tutto non sono colpevoli, perché ci sono anche i genitori oggi che sanno tante cose, no? Ma quelli di allora erano davvero incolpevoli e davvero si sentivano delle deità. Cioè, quando io ho chiesto, ma tu cosa provi sotto effetto di questa sostanza stupefacente? Io non mi sono mai drogata, mai, però io lo chiedevo e loro mi dicevano, è la gioia, è l'orgasmo, il grande piacere. Allora c'è qualcosa di malato che ha portato questi ragazzi a sentirsi delle deità. Quindi tu dici il sacro del divino, il divino anche in questo. Se io trovo un elemento autodistruttivo, può essere benissimo un elemento divino, perché no? Perché io mi sento infrangibile, io mi sento indistruttibile, però vado a morire come un povero Cristo sotto i rovi e vedo un cielo sopra di me scoperto che mi illumina, capito? Cioè, la lingua di questa poesia è il gelo della condizione umana che si trova nella dipendenza da qualcosa alla quale non riesce a rinunciare, neanche la ragazza riesce a rinunciare ad essere vittima. Perché? Perché la ragazza non riesce a rinunciare? Ma vorrei chiedere a un'altra donna se c'è. Perché la ragazza non riesce a rinunciare? C'è una donna in sala. C'è Alessandra. Perché la donna non riesce a rinunciare ad essere vittima? Perché la donna non riesce a rinunciare ad essere vittima? Sì, la ragazza. In questo secondo libro. Secondo me perché c'è, tra virgolette, la più la necessità, la curiosità, tra virgolette, di capire come aiutare quelle persone, far uscire da quelle vite. No, non è questo il motivo, no. Non lo so. No, allora, perché è una forma di dipendenza anch'essa. Sì, quello sicuramente. Ed è per questo che la ragazza non riesce, perché la sua affettività è malata, si è ammalata. E quindi lei, la ragazza, non riesce a dire no al suo aggressore, perché ne è vittima, ma non vittima nel senso... Capito. È una condizione che si deve poi, in qualche modo... Come il rapporto tra i giovani che si sta facendo. Sì, è la stessa cosa. Perché tutte le dipendenze possono provocare morte. Anche l'essere croce rossina in un certo senso. Ma non è l'essere croce rossina, perché qua... Tra virgolette... Non c'è per niente. Questo che si parla di bilimia, perché è una dipendenza, nel libro si parla di bilimia, è una dipendenza che si diffonde nella società e sì, si diffonde attraverso diverse tipi, diverse modalità. Quindi c'è l'epidemia dagli stupefacenti, certo, ma c'è una dipendenza dagli stupefacenti, ma c'è la dipendenza anche dalla violenza, da un amore violento. Tu sai che la droga ti fa male, lo percepisci, ma non puoi rinunciarci. Tu sai che il tuo fidanzato, il tuo marito, quello che è violento e ti fa male, ma non puoi rinunciarci. Ma non puoi rinunciarci perché appunto sei dipendente e perché non hai ancora toccato il fondo, come si dice, cioè quel quid, no? Che sta anche nell'opera d'arte a volte quando la cerchi nell'arte. C'è quel qualcosa che...
oltre il quale non si può andare, e quel qualcosa è quando la tua vita è veramente in pericolo. Tutte queste vite sono state in pericolo, in qualche modo, ecco il legame, no? Il laccio che le tiene insieme, il pericolo, questa condizione del pericolo nel quale tutte queste vite si sono trovate e sono cadute e si sono perdute. La beata sfiorata giovinezza, beata sfiorata, perché una giovinezza che non è vissuta piena, è sfiorata e non è stata vissuta piena per la presenza di queste dipendenze, per la presenza di questa epidemia. Allora, è interessante questa cosa dell'epidemia, che noi oggi, un vocabolo che oggi ne usiamo quotidianamente, lo usiamo in riferimento a qualcosa che noi percepiamo come un pericolo immediato, in riferimento ad un virus. In realtà ci sono diverse forme di epidemie da tanti anni, come dicevamo prima, e che lei mette in evidenza in questo libro. Quando la dipendenza si diffonde, è come un virus, è un'epidemia. Vieni avanti, grazie, scusami, così vi ascoltano anche gli altri, vieni. Grazie a te, come ti chiami? Io mi chiamo Alberto D'Onofrio. Alberto D'Onofrio. Sono il mio triestino. Ho due cose, la prima molto breve, tanto è vero questa cosa che l'epidemia non solo anche le malattie infettive, ma anche della droga, dalle dipendenze da social, che io sono un ricercatore, si usano gli stessi modelli matematici per descrivere le epidemie di malattie infettive, per descrivere per esempio l'epidemia di eroina. Questo è. No, la cosa più mi preme, diciamo, è che io questo incontro di stasera di. Naturalmente partecipo per i diritti, ovviamente. Per me è una rivelazione, perché io, come tanti ragazzi del sud, ho vissuto negli anni 80 in un piccolo paese della Calabria, Lopi, che era purtroppo una delle capitali dell'Andrangheta. E non avrei mai pensato fino a stasera, quello che invece è un dato che ora mi sembra il più naturale del mondo, che si possa trasformare, a sentire l'esigenza di raccontare i fatti che noi abbiamo vissuto da ragazzi, sotto forma della poesia. Questo mi ha molto colpito, mi piace nel senso migliore del termine, molto, e per me è una rivelazione. Grazie. Volevo dire solo questo, grazie. Molto, molto gentile, grazie. Molto, molto toccante l'intervento di Alberto, e coglie un aspetto fondamentale, ecco, della poesia. La poesia è una parola che è sempre attuale, la poesia è una parola che può nominare qualsiasi cosa, tutto può essere materiale di poesia. La poesia, a differenza del giornalismo, a differenza della scrittura in prosa, non racconta mai, ma evoca le esperienze, e le esperienze sono totalizzanti, le esperienze sono universali. Questa è la grandezza della poesia, la grandezza del libro Piazzale senza nome di Luigia Sorrentino, sicuramente. Grazie. Se ci sono altre domande, se ci sono altri interventi, altrimenti chiederei un altro applauso a Luigia Sorrentino. Benissimo. Fabrizio Fantoni è al nostro Mario Famularo, che effettivamente bene, io a questo punto voleva fare una domanda Carlo. No, io ho apprezzato molto la presentazione, però insomma penso sia stato già detto tanto, insomma. Decisamente. Niente, io vi ringrazio appunto i nostri ospiti, ringrazio voi. Ci vediamo quindi il 13 maggio con Prima di nascere di Claudio Damiani, a cui farà seguito il 20 maggio Le attese di Giuseppe Nava, che era qua poco fa e che sapete. Grazie mille, buona serata, grazie ancora.